Buongiorno a tutti e bentornati. Sono la professoressa Paola Reggiani e oggi parleremo insieme tentando di dare una risposta ad un problema che mi ha sollevato uno studente, Ciro Boccale. Ciao Ciro, grazie per la tua richiesta. Il suo problema è il seguente: perché se studio sempre la teoria della grammatica latina e la so sempre bene, nelle versioni faccio sempre un disastro? Il problema dello scollamento tra la teoria e la pratica è un problema serio e non preoccupatevi, molto molto comune tra gli studenti. Anch'io ricordo all'epoca di aver fatto un po' fatica, perché si tende a concentrare tutte le proprie energie nell'apparato teorico, quindi quello che spiega la professoressa, le parole che la professoressa declina o cosa dice il manuale, quasi come se l'apparato teorico fosse qualcosa di scollato, di distaccato da quello che è invece la vera lingua latina, quindi le parole latine che trovate nelle vostre versioni, la loro unione, il rapporto che si instaura tra di loro. Teoria e pratica in latino dovrebbero andare sempre a braccetto, quindi provate un attimo ad aprire i vostri quaderni di latino. Voglio sapere quanti di voi, accanto alla teoria, recano anche degli esempi. È chiaro che se io conosco come si declina un termine della seconda declinazione, ma se poi non sono in grado di distinguerlo da un termine, poniamo caso, della terza declinazione, saperlo a memoria non mi serve a niente. Il mio processo di memorizzazione, perché si sa, alcuni passaggi del latino sono abbastanza mnemonici. Ecco, nell'atto della memorizzazione, quando io vado a imparare una declinazione, ad esempio, devo sempre essere in grado poi di riprodurre quello che io so nella pratica. Per cui, cosa vi consiglio di fare? Una volta che avrete studiato bene la teoria, passate subito a fare qualche esercizio per fissare meglio i concetti e per capire se la teoria l'avete assimilata solo come apparato teorico a sé stante, oppure se siete in grado di riprodurla là dove serve. E altra cosa, ricordatevi, quando studiate dovete tenere sempre un occhio alla vostra parte teorica, ma un occhio anche alla parte di esempio. È solo lì, riuscendo a identificare la vostra teoria nella pratica, che potrete capire se davvero avete assimilato bene i concetti oppure no. È un grande errore studiare solo la teoria, senza fare esercizi, senza dedicare agli esercizi il giusto tempo e senza corredare le vostre pagine di teoria da un congruo numero di esempi. Infatti, il problema che solleva Ciro, e sono certa che sia il problema di molti di voi, è che non basta studiare bene. È come quando l'insegnante vi dice: sì, le cose le sai, però hai imparato troppo le parole del libro, oppure non sei stato in grado di riformulare quello che nel libro c'era scritto a parole tue. È la stessa cosa dal mio punto di vista. Dovete cercare non solo di impararvi la pappardella delle declinazioni, per esempio, ma anche di padroneggiarla, di appropriarvene e poi di utilizzarla nella risoluzione dei vostri esercizi. Ma che poi parliamo molto molto banalmente di esercizi, ma com'è bello poi passeggiare per le strade, vedere queste iscrizioni latine che ancora pullulano nelle nostre città, ce ne sono tantissime, e riuscire a decifrare, se non intere frasi, comunque capirne il senso, identificare alcune parole, è una grande grande soddisfazione. Non è che l'unica palestra di latino debba essere il vostro manuale e le frasi d'esempio che ci sono nel manuale. Anzi, se posso, esistono anche piattaforme molto interessanti per lo studio del latino. Io adesso, per esempio, sto conoscendo Alatin, si scrive proprio Alatin. Casomai, se vi può interessare, ve ne posso parlare. È utile sia per docenti che per studenti, chiaramente con modalità di lavoro differenti. Un'altra osservazione che vorrei fare a proposito del problema che ha sollevato Ciro è il fatto che si sa, pecchiamo molto molto di attenzione e concentrazione. Quindi, quando vi approcciate allo studio, tanto più di un esercizio nuovo, io vi consiglio di pensare bene al vostro grado di concentrazione di quel momento. Se non siete abbastanza concentrati o motivati, rischiate di perdere molto tempo per studiare magari un argomento in modo poco efficace e lo stesso argomento in un momento più adeguato, più disteso, di maggior distensione, magari vi prenderebbe meno tempo. Quindi,
Attenzione, vi consiglio di trovare il vostro luogo adatto per lo studio. Vi avrei detto anche, mentre pensavo a cosa raccontarvi in questo video, ho pensato, Paola, devi consigliare un luogo silenzioso. Però non è detto, cioè si sa che molti ragazzi in realtà ottengono uno studio produttivo ascoltando la musica, ad esempio. L'importante non è che il luogo sia più o meno silenzioso, ma che sia un luogo che ci mette a nostro agio e che ci permette di studiare nelle nostre condizioni ottimali. E sarà proprio quel luogo che ci permetterà di fare tanto, tanto esercizio. E anche qui, tanto tanto, è opinabile. Magari io ho la necessità per capire bene un argomento di tradurre 30 frasi, il mio compagno invece ha la necessità di tradurne solo 10. Questo è molto soggettivo. E quindi, anche questo è il mio consiglio, non limitatevi a fare solo gli esercizi che vi consiglia la docente, soprattutto in questo periodo in cui avete più tempo da dedicare allo studio e all'esercizio, che dovete prendere un po' come sfida intellettuale. L'insegnante mi ha dato 10 frasi da tradurre? Bene. Alla fine della decima frase mi sono reso conto che me ne servirebbero ancora? Sì. Allora, in quel momento o in momenti successivi, faccio altre traduzioni e se ho dubbi, perplessità, domande o richieste, le pongo alla docente che sarà ben contenta di sapere quanto sono motivato e quanto mi sto spendendo per la causa, per cercare di far sì che il mio talento nello studio puramente teorico si traduca anche nell'ottima riuscita dell'applicazione della teoria nella concretezza delle frasi. Non fate mai gli esercizi di fretta. Fare gli esercizi di fretta significa farli, ma senza arricchirsi, senza acquisirne nulla. Piuttosto, fateli quando sapete di poter dedicare loro il giusto tempo, così come allo studio. E ricordatevi, mai studiare la teoria senza esempi. È un po' come quando scopro che alcuni colleghi di letteratura fanno studiare ai ragazzi delle opere senza farle leggere. Secondo me sono prassi sbagliate e anche in questo caso non ha senso che voi studiate la terza declinazione e che poi non siate neanche in grado di identificare le parole della terza declinazione all'interno di un testo e di distinguerle da quelle, per esempio, della seconda declinazione o della quarta. Sempre per questa ragione vi consiglio di prestare molta molta cura anche al momento della restituzione, cioè della correzione da parte della docente degli esercizi. Molto spesso i momenti di interrogazione dei compagni sono un po' snobbati, no? Se non siamo interrogati noi, poco ci importa. Ecco, quella è una prassi sbagliata, perché avendo la restituzione degli esercizi da parte dell'insegnante, cioè la sua correzione, potete rendervi conto di cosa avete sbagliato, fare un'autoanalisi e capire su cosa dovete puntare di più. Caspita, il dativo di possesso su 10 frasi l'ho identificato solo in 4 o 5. Forse è il caso che me lo ripassi e che provi a fare un po' di esercizio. Il latino, infatti, è importante per tutta una serie di ragioni e qua non mi dilungo, ma vi può essere molto utile per conoscere meglio voi stessi, per rafforzarvi, per aiutarvi a creare un vostro metodo di studio e per capire anche quali sono i vostri limiti, i limiti che dovete andare a superare. E se ho paura di fare delle domande alla docente, proverò a farmi aiutare dai compagni, ma non dicendo «Ehi Marco, mi passi gli esercizi di latino, per favore?» No, dicendo «Marco, scusa, la frase numero 3, non riesco a capire come è strutturata da un punto di vista grammaticale, mi aiuti?» E poi mi arrangio a fare la traduzione. Quindi ecco, quello che vi voglio dire è che molto spesso ci sembra di fare un buon lavoro, ma a volte il lavoro non è globale. Vi prego di prestare maggiore attenzione e questa secondo me è la soluzione del nostro caso, quasi fossimo dei detective pronti a dare il nostro verdetto sulla risoluzione di un caso. Secondo me dovete fare molta attenzione e sposare meglio teoria e pratica, perché ciascuno di noi impara in modo diverso e con tempi diversi e non è detto, per esempio, che le 3 frasi che l'insegnante mi ha dato per casa mi bastino per appropriarmi dell'argomento. Ricordatevi, latino non è solo teoria, è tanta tanta pratica. Come fare ad impratichirsi?
Traducendo, a furia di tradurre, ad esempio, impariamo sempre più vocaboli e possiamo utilizzare un po' meno il dizionario. Oppure distinguiamo con maggior scaltrezza, con maggior facilità, costrutti come l'ablativo assoluto, il dativo di possesso, l'infinitiva e via dicendo. Quindi, secondo me, il problema è che molte volte ci focalizziamo molto di più sulla teoria e poco sulla pratica, o svolgiamo la pratica in modo un po' leggero, per così dire. Se avete qualche altro consiglio da lasciare a studenti in difficoltà con la lingua latina, lasciate un commento qui sotto, sarò molto felice del vostro contributo e del vostro tentativo di arricchire questo video che sicuramente, come tutto, è migliorabile. Un caro saluto e buono studio della lingua latina, che è una lingua meravigliosa. E sono certa che questo darà un grandissimo contributo nella formazione della vostra persona.